Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi videoblog, mi è appena arrivato l'ordine H&M che ho fatto per i bimbi approfittando del 15% di sconto, vi avevo avvisate su Instagram, ho corso, ho fatto le scale a corsa e niente, lo apro subito insieme a voi e poi dopo continuo a un po' a editare. Spacchetto tutto, che è tutto imbustato, e vi mostro. Sta per abbandonare la fotocamera, ma vi volevo far vedere appunto l'ordine di H&M dei bimbi. Allora, gli ho preso queste t-shirt a mezza manica, taglia 8-10 per Mattia e 2-4 per Cree. È sempre uguale, gli ho preso anche due pigiamini per questa stagione, sono fini, oddio ancora c'è un freddo boia qua, però comunque dovremo entrare verso una stagione più decente. Stessa cosa per le taglie e glieli ho presi uguali. Poi una cosa che mi serviva e che non trovavo mai erano i calzini per Mattia, non c'erano mai i numeri. Comunque visto che vanno di due numeri in due numeri, ho deciso di prendergli 34-36 perché ho visto che gli stavano parecchio stretti quelli della taglia sotto, e ho preso questi qua con la fantasia dei dinosauri. C'è questo qua marroncino che non mi fa impazzire, ma pace, cioè se devo stare dietro anche a questo impazzisco, quindi va benissimo così. E poi gli ho preso anche questo set, ormai non per questa stagione, lo utilizzerà nell'autunno prossimo, con il calzino un po' più alto, ok, che non ne aveva, ok. Vabbè, poi ho fatto questo completino a Cree, questi sono venduti separatamente, quindi potete decidere se prendere solo il pantalone oppure solo la felpa. Io gli ho fatto proprio il completo, è un completo fine, ecco, per andare al nido, e veniva anche il giusto, c'erano di tanti colori, sempre la taglia 2-3. E infine per Mattia, questo qua che veniva venduto come proprio come si chiama, come completo, e bellino, è sempre semplice, però c'ha questa particolarità della tasca davanti con le righe, è leggermente felpato. Dunque, nel frattempo si è scaricata la fotocamera, abbiamo pranzato, sono andata a prendere Cree al nido, Nello è tornato dal lavoro, ho appena mangiato un dattero, ho addormentato Cree, finisco di farvi vedere i completi dei ragazzi. Questo è quello di Mattia, vi stavo dicendo che inizierò già a metterglielo da questi giorni, con la tasca così e anche con il dettaglio della gamba finale che finisce in questa maniera. Sono le cose che piacciono a me. Questo è un colore un po' pigiamoso per Cree, ma non fa niente, va bene così, deve andare al nido, e se devo scegliere fra quelle cose pacchiane colorate, preferisco colorini tranquillini, neutri, in questa maniera, ecco qua. Poi mi sono messa anche questa felpa, sono tutta pigiamosa grigia così, e che vi volevo dire? Ah ecco, aggiornamento serie TV. E sapete che appena ne finisco una vi aggiorno un po'. Abbiamo finito di vedere ieri sera Partners Track su Netflix, bellino da morire, 10 episodi. Il primo ci abbiamo messo 3 giorni per vederlo perché ci addormentavamo, ma perché doveva carburare e perché eravamo cotti. Più si va avanti e più è bello. È molto bellino, ambientato a New York, studio associato importante di avvocati, tanti sogni, ambizioni, una storia dove c'è la protagonista che si chiama Ingrid, che è asioamericana, quindi c'è anche la questione del razzismo, dell'immigrazione, un tema ritoccato su vari punti, vabbè, amore, amicizia, perché comunque poi non c'è solo il filone portato avanti dalla protagonista, ma ci sono altri due personaggi che comunque sono molto tenuti in considerazione nella storia.
bellino, 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 bello anche come si conclude, però hanno lasciato spazio per fare una nuova stagione. Purtroppo però ho letto, perché ho aspettato di finire di vederlo, ho letto che non ci sarà una seconda stagione perché non è piaciuto. Male che non sia piaciuto, cioè correte tutti a vederlo perché devono fare il seguito, cioè è una di quelle serie TV che meritano, ma che nessuno caga perché tutti vanno dritti per filoni e per mode, e invece questa è molto 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 carina, leggera però allo stesso tempo. E basta, questo per quanto riguarda le serie TV. Ah, i capelli, i capelli, i capelli, i capelli nuovi, colore nuovo. Ma che grulla che sono. A parte, vedete come sono belli cresciuti? Perché ve l'ho detto su Instagram, ormai sono nuovi ma vecchi. Li ho fatti martedì mattina, oggi è giovedì. Li ho schiariti. Ho rifatto l'attaccatura, un 5, quindi un castano chiaro, perché io sono castana e quindi facciamo il castano chiaro, e poi le sfumature sul caramello. Me le ha tonalizzate poi, ora non so alla fotocamera che cosa chiappa, che cosa non chiappa. Comunque io sono contentissima perché sapevate che volevo schiarire, cioè tutte si mettono fighe per far vedere le foto, i capelli, eccetera, eccetera. Io con questa felpetta qua così, tutta un po' sciatoncella buttata qua sul divano, con i vestiti dei figlioli dietro, che dopo metto anche già a lavare. E in realtà ho una valanga di prodotti da farvi vedere per quanto riguarda capelli, prodotti per skincare, body care, eccetera, eccetera. Quindi stavo pensando di prendere la busta e farveli vedere, perché non sopporto più di avere questo sacco enorme, perché non faccio più il video dei finiti, sono troppi da farveli vedere su Instagram. Aspettavo che si sistemasse una questione con un brand, non si è sistemato un cazzo, e quindi quasi quasi adesso procedo e vi faccio vedere anche i prodotti. Allora, di candele ho terminato questa qua, che è la Sitamas, buonissima, veramente delicata ed elegante, sia nel pack che nel profumo, buonissima, si sente molto. Poi ne ho finite due di Natale, questo nel mese scorso, se si decide a metterle a fuoco, grazie. Quindi Dresda e Norimberga. Poi prodotti capelli combo styling perfetta. Il gel della Nivea, ve l'ho fatto vedere tante volte. È un gel che tiene ma non incolla troppo, non lascia residui, si riesce a dosare bene, buon profumo, buona consistenza, economico, mi piace tantissimo. Abbinato alla Pantene, questa è la versione vecchia, ora sto per finirne una anche nella versione nuova, che comunque è buona anche la nuova, solo che ha l'unico difetto che costa un pochino in più. Finito il trattamento intensivo, questo qua della Dove per capelli crespi e secchi, questo mi è piaciuto molto, come quello anche per capelli lunghi, sono i miei due preferiti. Come shampoo ho finito il Cosmic Cleanse di Pomelo, il Matcha Butter e il trattamento pre-shampoo Rose Love. Passiamo ai prodotti generici corpo, bambini, poi viso e qualcosa make-up. Vabbè, ora vi faccio vedere. Allora, ho finito una ricarica del Felice Azzurra classico come sapone liquido per le mani. Questa crema della Dove, buonissima, però forse mi piace di più quella che vi ho fatto vedere qualche tempo fa con il pack rosa, con una rosa disegnata, è ancora più liscia, mi piace ancora di più. Poi come detergente intimo questo della Sien, che quando mi trovo alla Lidl e mi manca il detergente intimo prendo sempre perché è molto valido, molto buono. Ho terminato questo olio corpo per la seconda volta di Freshly,
che è veramente ottimo, super, rimane leggerissimo, ma la pelle rimane idratata fino al giorno successivo, alla doccia del giorno successivo. E sempre di Freshly ho finito la seconda confezione e ho messo in uso la terza del detergente viso Rose Quartz, anche di questo vi ho già parlato abbondantemente, non mi dilungo. Per quanto riguarda i bimbi, abbiamo terminato questo shampoo ultra delicato della Natura Verde, buono, e poi il detergente intimo della Mostela, ottimo davvero, molto molto buono. E infine questa crema fantastica, favolosa, nutriente, che adesso riprenderò. Io la prendo su Evitas, vi ricordo il codice sconto che è Alessia10 e vi vale sempre sul sito di Evitas. Ed è di questo brand appunto che fa cose naturali, ne basta pochissima, la uso sia su cri che su matti, fantastica, buonissima. Ho terminato due prodotti Lab Care, questa miscela peptidica contorno occhi, fantastica per il trattamento notte, come potete vedere appunto è terminata. Facevo proprio un impacco la sera, però non vi sentivate unti e bisunti. È veramente favolosa, vi lascio qua così potete leggere. E non ho codici sconto, mi inviano semplicemente le cose ogni tanto in omaggio quando c'è qualche novità, ma comunque questo è un brand che mi sta piacendo davvero tantissimo, è made in Italy e 9 prodotti su 10 che ho provato mi sono sempre piaciuti molto, li trovo veramente di alta 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 qualità. Infatti anche questo è un siero sempre della Lab Care, ecco, specchio, è l'unicorn. Questo qua io l'ho utilizzato come siero giorno, vederlo così sembra che ce ne sia ancora, ma vi giuro che non c'è un cavolo. Pre trucco per la mattina lasciava una bella pelle compatta, luminosa, non unticcia assolutamente. Poi ho terminato un Gimme Brow di Benefit, la base della Deborah, questa qua rinforzante, non è la mia preferita però non è male. Il balsamo labbra della Burt's Bees alla vaniglia, molto molto buono. Questo profumo in versione campioncino, che è quello che ho regalato per il compleanno alla Simo, però lei la versione Enfance, mentre questo è l'Yves Saint Laurent Libre versione classica, ma è una roba divina, veramente buonissimo. E poi mi è piaciuto da morire in campioncino anche questo qua, che però è molto particolare, è più pesante, però allo stesso tempo no, pesante, dolce, pesantone, che è il Paradox di Prada. Anche questo costa uno stonfo, cioè fanculissimo proprio, detto dal cuore. Più legnoso, non dico maschile, però è particolare e infatti ho detto no vabbè questo non mi piace, poi ho provato a indossarlo e mi ha fatto impazzire purtroppo. Poi struccante bifasico occhi e labbra della linea Equilibrio Esselunga, non so questo bifasico da dove venga perché non c'erano le due fasi segnate qua dietro. Buono, non strucca perfettamente come bifasico della Garnier, ecco. Però ecco, se il bifasico della Garnier mi strucca 9 su 10, questo comunque strucca 7,5, 8, anche 8, strucca 8 tranquillamente, quindi valido, mi è piaciuto. Poi la crema idratante della Jouer, che in realtà loro la indicavano come crema idratante riparatrice per la notte, ma io l'ho utilizzata nell'inverno come crema per il mattino, sinceramente perché l'ho trovata molto leggera, addirittura quasi effetto maschera, ma per me no, era leggera e buona, ma me ne piacciono di più altre. Poi di Yepda ho terminato la Citox Mask, quindi la maschera in crema illuminante, purificante e mattificante. Fantastica, favolosa, uno dei prodotti che più mi piace di Yepda, è proprio efficace, sentite cioè vedete da subito dalla prima applicazione la differenza, non c'è bisogno di aspettare, certo se uno è costante meglio, e sono sincera avevo perso l'abitudine per qualche mese di farla e ho ripreso a gennaio e
vedo la differenza, ecco, questa è molto molto valida e tra l'altro dura anche tanto perché non ne serve un quintale, cioè questo vasettino, credetemi, dura un botto. Ultimo prodotto, acqua micellare Garnier alla vitamina C, era una novità, diciamo, non male, ma io preferisco la bifasica al Fiordaliso, rimane di tutte le acque micellari la mia preferita perché questa la posso utilizzare solo sul viso, non sugli occhi. Anche se qua c'è scritto viso, occhi e labbra, la posso usare solo sul viso e sulle labbra, sugli occhi preferisco evitare perché ho gli occhi sensibili, quindi non tutto sui miei occhi va bene. Non è che non è buona, però è che io con quella Fiordaliso bifasica è il mio porto sicuro, infatti ce l'ho in uso adesso. Busta posizionata, svuotata finalmente, ok, e vi faccio vedere anche qua. Tra l'altro qua c'ho tutte queste cioccolate, me le ha mandate la Milka come omaggio, considerate che ne ho regalate anche un paio a mia mamma, una l'abbiamo aperta e sono un botto, aiuto, le avevo appoggiate qua e sono rimaste qua. Vi faccio vedere i miei libri cartacei dell'ultimo anno, questi sono alcuni che devo leggere dei cartacei, poi ne ho anche altri e ne ho in programma da prendere altri due, quello di come si chiama, Gianluca Gotto, che è uscito in questi giorni, e quello di Filippo Ongaro. Poi qua è così. Non vedo l'ora di rimettermi a... Devo riuscire a trovare dei momenti anche per rilassarmi colorando. Può essere una cavolata, ma vi assicuro che se trovate i libri giusti è bellissimo. Qua c'è ancora la parte da rimettere a posto. Questo è il decluttering invece, la parte declutterata fatta domenica, che adesso respira e qua posso trovare le cose, qua ci sono le cose di Natale, qua alcune insomma, cose di candele, altri aggeggi, quaderni nuovi, poi qua dove mi trucco. Riparto Charlotte Tilbury, Dior, le polveri. Poi sempre nel fine settimana scorso mi sono dedicata a queste due cassettiere. Questi sono tutti gli smalti con cui sono rimasta, perché ultimamente non lo sto quasi più mettendo. Metto solo il trasparente. E ora man mano ridurrò anche loro, però via via che li provo e sono sicura insomma che non di non metterli più o che non vanno più bene per consistenza eccetera eccetera. E anche il mio make up è stato assai ridotto, infatti sta tutto in questi pochi cassetti e soprattutto i cassetti sono mezzi vuoti, le matite erano il doppio. Ho ancora tanti pennelli, tanti li ho buttati. Qua ci sono i prodotti labbra, tranne i MAC, che sono qua. Le cose con cui sono rimasta sono queste. Cassetto MAC. Cassetto Too Faced e Nabla. E ultimo cassetto per il make up, le ha tutte le altre palette che ho ottenuto. Sì, sono 7 cassetti per il make up, ma non sono stracolmi, le cose respirano. Prima ne avevo invece di 7, ne avevo 10 ed erano strasbordanti, proprio pigiati, specie quelli un po' più alti, erano pieni. E comunque non mi pento di niente di quello che ho buttato via finora in più di un anno e mezzo di percorso di decluttering, quindi avanti tutta. Niente, finisco qua questo video, spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un bacione,
vi lascio al prossimo video.